canale YouTube di Luigi Gaudio. La tempesta. Leggiamo pertanto i versi dall'81 al 123 del primo libro dell'Eneide. Abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo letto la protasi, cioè il proemio contiene la protasi, quindi la sintesi della narrazione, degli eventi, della trama dell'Eneide, e l'invocazione alla musa Calliope. E poi abbiamo letto anche le ragioni dell'ira di Giunone. Bene, manca un giusto pochissime decine di versi. In queste poche decine di versi che non sono narrate, raccontate qua, si spiega che Enea è stato in Sicilia per un certo periodo di tempo e poi ha deciso di prendere il largo verso l'Italia, perché sa già che l'Italia è la sua meta, è il posto in cui lui potrà portare i penati, quindi gli dei protettori della patria, della casa della patria, fondare una nuova città. Quindi dalla Sicilia ovviamente volge le sue navi verso il Mar Tirreno, quindi verso il Lazio, la Campania, eccetera. Solo che Giunone osserva questo. Giunone di fatto non può cambiare il fatto, non può cambiare il destino, ma almeno può tormentare il suo povero Enea. Non stiamo qui a ripetere i motivi per cui lo fa. Sta di fatto che vuole travagliarlo e quindi convince Eolo, che è il dio dei venti, a scatenare una tempesta. Cioè, può far scatenare i suoi venti, ovviamente i venti imperversando tutti quanti insieme creerebbero una tempesta tremenda. E almeno quindi ritardare il momento in cui Enea approderà nel Lazio, approderà in Italia. È sospinto, come vedremo, sospinte le navi, soprattutto dal vento del nord, addirittura si volgeranno verso sud, quindi verso le coste dell'Africa, e saranno costrette ad approdare in Africa. Ma adesso possiamo prendere il nostro brano. Ah, come ha fatto Giunone a convincere Eolo? Giunone ha convinto Eolo promettendogli la ninfa più bella, Deiopea, e quindi Giunone, Eolo, insomma, ben contento di questo, ha deciso di scatenare i venti. E infatti dice, appena detto ciò, il soggetto è Eolo. Cioè Eolo, appena ha promesso a Giunone che farà quello che lei le ha chiesto, visto che lei le ha promesso questa bella ninfa, capovolta la lancia, percosse il cavo monte nel fianco. Quindi sappiamo, no, che secondo gli antichi, ad esempio, le dimore di Eolo potevano essere proprio lì, cioè sulle isole Eolie, chiamate appunto così perché esposte ai quattro venti, e quindi le isole che si trovano appunto a nord della costa della Sicilia. E lì magari in uno di questi monti che noi sappiamo di origine vulcanica, racchiusi tutti quanti i venti, e quindi lui può, diciamo, poi con la lancia dare il segnale a questi venti, aprire il varco, ecco, i venti quasi schierati, per dove si apre un varco in questa montagna, il varco aperto dalla lancia di Eolo, si possono scatenare, possono uscire, sono come diciamo impazienti di uscire da queste cavità della montagna dove dimora Eolo. Ricorderete che le cose invece nell'Odissea erano andate in un modo diverso, perché nell'Odissea Eolo è un aiutante, qua è un oppositore. Al contrario, nell'Odissea il dio del mare era un oppositore, invece qua il dio del mare sarà un aiutante, perché Nettuno placherà la tempesta, perché dirà, cioè si ergerà sopra i flutti e dirà: ma chi è che ha scatenato la tempesta nel mio regno? Il mare è il mio regno. E quindi placherà tutti quanti i flutti e ordinerà ai venti di ritornare da dove sono arrivati. Si slanciano e spazzano la terra in un turbine, quindi si scatenano con violenza i venti, irrompono sul mare e tutto dalle sedi profonde insieme. Ecco, notate tra l'altro la metafora la metafora di origine militare: i venti sono schierati, i venti irrompono esattamente come un esercito, no? Nel mare. Insieme, tutto dalle sedi profonde lo spazzano, insieme l'euro e il noto.
Quindi l'euro è il vento proveniente da est, mentre il noto è il vento proveniente da sud, quello che noi chiamiamo lo scirocco. Lo sconvolgono, quindi sconvolgono il mare e l'Africo denso di bufere. L'Africo diciamo, è un altro vento sempre proveniente precisamente da sud-ovest, ecco, cosiddetto libeccio, noi lo chiamiamo il libeccio, denso di bufere, e rovesciano vasti flutti sulle rive. Quindi onde gigantesche si abbattono sulle rive. Segue un clamore di uomini, a questo punto gli uomini, ad esempio i compagni di Enea che si trovano in queste navi, no? Sono circa 12-13 navi, se non erro, 13, ma diciamo, diamo questo numero, perché 12 scamperanno, si salveranno, mentre una sola affonderà definitivamente, è la nave di Oronte. In tutte queste navi gli uomini urlano, impauriti da questa tempesta che si sta scatenando. Il clamore, quindi le urla dei uomini, uno stridore di funi, le corde che tengono le vele stridono, ovviamente tirate da queste folate di vento, da queste folate violente. Le nubi d'improvviso strappano alla vista dei teucri il cielo, quindi il cielo si oscura e non si riesce più a vedere, il sole ovviamente è oscurato, è il giorno, quindi sembra quasi che sia notte, no? Anche se è giorno pieno, proprio per via di questa perturbazione così minacciosa. E infatti dice, grava una nera notte sul mare, cioè una notte nera, quindi una tenebra imperversa nel mare. Notate, spesso ovviamente l'inversione predicato soggetto, no? Una notte nera grava, cioè appesantisce il cielo, il mare, eccetera. Una notte nera è evidentemente un soggetto che va invertito, va messo prima del predicato, quando facciamo la parafrasi. Tuona la volta del cielo, anche qui, la volta del cielo, soggetto, tuona, quindi tutto quanto il cielo così è sconvolto dai tuoni. E l'etere balena di fitte folgori, cioè il cielo è lampeggiante, ci sono fulmini dappertutto e quindi balena per queste numerose per questi fulmini, per questi baleni numerosi. E tutto minaccia agli uomini una morte imminente. Tutto quello che sta succedendo sembra minacciare gli uomini, sembra che incomba su di essi una morte imminente, sembra che tutti stiano per morire. È a questo punto che interviene per la prima volta nel poema il nostro protagonista, cioè Enea, quando tutti quanti, compreso lui stesso, sentono in pericolo la loro vita. Subito ad Enea le membra si sciolgono con un brivido. Qui abbiamo quasi una citazione da Omero, quando un eroe stava per essere abbattuto, sconfitto, Omero diceva che gli si scioglievano i ginocchi, le ginocchia insomma. Invece qua dice di Enea che si sciolgono le membra, sta sempre comunque a indicare il fatto che il destino si sta battendo su di lui, che sente venir meno le forze. Nel caso degli eroi che stavano per morire in un duello è perché era imminente la loro morte, nel caso di Enea perché sembra che sia imminente anche la sua di morte, e quindi si sente indebolito, viene meno la sua forza. Geme e tendendo alle stelle le mani giunte dice così. Anche per noi, ovviamente, questa immagine di un eroe che ha le mani giunte fa immediatamente venire in mente la preghiera e quindi la pietas di Enea. Enea che si rivolge agli dèi. La prima cosa che fa Enea quando lo incontriamo nel poema è proprio quella di pregare, di invocare gli dèi. O 3-4 volte beati, come dire un'invocazione rituale, come dire voi che siete felici più di tutti noi mortali, no? Qui è vero, si rivolge agli dèi, ma dice che sono felici, molto, molto, sono stati molto, molto più felici di lui
quelli che incontrarono la morte davanti allo sguardo dei padri sotto le alte mura di Troia. Dice, beati quelli che sono morti davanti alle mura della città di Troia, in combattimento, davanti allo sguardo dei padri. Pensiamo ai tanti figli di Priamo che sono morti in battaglia. Dice, beati loro. Ecco, qui ritorna il topos dell'eroe, perché Enea è pur sempre un eroe epico e quindi preferirebbe morire in battaglia piuttosto che morire, diciamo, annegato, trascinato da una tempesta in mezzo al mare. Dice infatti, beati, felici quelli che sono morti lì in combattimento. O fortissimo della stirpe dei Danai Tidide. Il Tidide è il figlio di Tideo, re di Argo, cioè Diomede. Nel corso dell'Iliade, infatti, si racconta di come Diomede, c'era l'aristia di Diomede, stava uccidendo tantissimi nemici, aveva anche ferito Enea e probabilmente l'avrebbe finito, l'avrebbe ucciso, se non fosse intervenuta Afrodite a liberarlo, a sottrarlo a questo combattimento. Ma dice, ma magari mi avessi ucciso Diomede lì sul campo di battaglia, invece di essere incolume, salvo, magari avessi perso la vita lì. Perché? Perché in questo modo avrei avuto una morte gloriosa. E così invece, magari adesso sono costretto a morire, magari perché la tempesta farà affondare la nostra nave. Non avrei potuto anch'io cadere sui campi Iliaci. Magari fossi morto anch'io sulle pianure, nella pianura di Troia, no? I campi Iliaci sono la pianura di Troia. Sì, dimmi, dimmi, dimmi. Quindi è figlio di Figlio di Tideo è il patronimico di Diomede, come Achille è il Pelide, Diomede è il Tidide, come Agamennone e Menelao sono Atridi, figli di Atreo. Diomede è Tidide, figlio di Tideo. Ok. Magari fossi morto là, e spirare per tua mano, magari fossi morto per la tua mano, cioè per mano tua, Diomede, magari mi avessi ucciso tu, insomma, Diomede. Si rivolge a Diomede, no? Dove il terribile Ettore giace per il colpo delle Acide, laddove invece è stato ucciso Ettore, appunto lì. Davanti alle mura della città di Troia, per mano di Achille, chiamato Eacide perché nipote di Eaco. Quindi Achille lo puoi chiamare Pelide perché figlio di Peleo, oppure Eacide perché nipote di Eaco. E il grande Sarpedone, o Sarpedonte, è uno dei guerrieri più forti, alleato, diciamo, dei troiani, principe della Licia. Ucciso da Patroclo, quando Patroclo aveva preso le armi di Achille e ha ucciso tantissimi guerrieri troiani, in particolar modo aveva ucciso proprio Sarpedone. E ghermiti sott'acqua, il Simoenta trascina tanti scudi, elmi e forti corpi di guerrieri, e ci si riferisce qua alle fasi cruente della battaglia fra greci e troiani, quando Simoenta trascinava i cadaveri appunto dei troiani morti però gloriosamente, cioè morti in combattimento, a differenza di Enea che invece adesso si sente, ecco, si sente un po' perso. Diciamo che la tempesta, ecco, la tempesta è sicuramente un topos letterario. Infatti già per esempio nell'Odissea, ovviamente nell'Odissea si parla frequentemente di tempeste, ad esempio una tempesta sballotta nel quinto libro dell'Odissea Ulisse verso le coste dell'isola dei Feaci, oppure altre tempeste travolgono tutti quanti i compagni di Ulisse nel corso dei suoi viaggi. Per non parlare poi di come Omero e lo stesso Virgilio abbiano ispirato gli scrittori a loro successivi. Come ad esempio gli scrittori dell'Emilia e una notte, oppure gli scrittori dei viaggi di Gulliver o di Robinson Crusoe. La tempesta, quindi. La tempesta è proprio la rappresentazione di una della forza del destino, contro la quale l'uomo non può fare nulla, perché tutto sommato quando combattono con altri uomini, lì conta il valore, ma di fronte
a questa forza scatenata della natura, l'uomo non può nulla. E così si trova impotente il nostro protagonista. A lui che gridava così, una stridula raffica d'aquilone squarcia la vela di fronte. Comunque, anche se implora gli dèi, per il momento gli dèi non rispondono, anzi, proprio appena terminato di parlare Enea, una raffica di un vento violento proveniente da nord squarcia la vela della sua nave. È proprio il vento che sospingerà poi la nave di Enea, tutte quante le navi dei troiani, verso sud, quindi verso le coste dell'Africa. E solleva i flutti alle stelle. Ecco, qua è presente la figura retorica dell'iperbole, quindi dell'esagerazione. Flutti, le onde che arrivano alle stelle, no? Come dire, quindi della straordinaria violenza di questa tempesta. Si infrangono i remi, la prua si rigira ed espone il fianco alle onde. Questa tempesta è talmente violenta che gira la nave, no? Da una parte all'altra. Incalza un monte d'acqua scosceso, altra iperbole, cioè addirittura le onde sono talmente alte che sembrano quasi una montagna, no? che incombe. Alcune navi pendono sulla cresta del flutto. Sembra, no, come dei surfisti, alcune di queste navi si trovano sulla cresta di queste onde gigantesche. A quelle l'onda spalanca la terra tra i flutti. L'onda è talmente violenta, è alta e trascina con sé una tale massa d'acqua che sembra quasi di poter scorgere il fondale giù, come una sorta di gigantesco e spaventoso ottovolante. A quelle l'onda spalanca la terra tra i flutti, in furia un ribollire di sabbia, quindi questo fondale, diciamo, il fondo del mare è talmente sconvolto che la sabbia da questo fondo del mare sembra ribollire, sembra investire investire tutto. Il noto vento di cui abbiamo già parlato prima, ricordate che era il vento del sud, lo scirocco, afferra e travolge tre navi su scogli nascosti, rocce tra flutti che gli italici chiamano are, immane dorso, a fior d'acqua. Ecco che sulle coste, cioè davanti alle coste dell'Africa, ci sono degli scogli che sembrano, ai naviganti, sembrano quasi il dorso di un animale, di un cetaceo enorme. È chiaro che questi scogli affioranti erano dei gravi rischi e pericoli per le navi di allora. E tre delle navi dei troiani si incagliano, diciamo, su questi scogli, perché il vento del sud li trascina queste navi là. Tre l'euro sospinge dal largo nelle secche delle dune, miserevole vista, e caccia nei bassi fondi e cinge di un argine di sabbia. L'euro, ricordate il vento dell'est di cui abbiamo parlato prima, circonda e getta nei bassi fondali sabbiosi altre tre navi dei troiani, e appunto li circonda con una sorta quasi di barriera di sabbia, un argine di sabbia. Una, attenzione qua al complemento oggetto, quindi all'inversione, una che trasportava Ilice e il Fido Oronte, davanti ai suoi occhi un enorme maroso colpisce. Dobbiamo pertanto ordinare in questo modo. Un enorme maroso, quindi un'onda gigantesca, colpisce, piombando a poppa, colpisce quindi la nave da dietro, colpisce una di queste navi, quella che trasportava Ilici e il Fido Oronte. C'erano degli alleati dei troiani che avevano seguito Enea nelle sue peregrinazioni ed erano provenienti dalla Licia, una regione dell'Asia Minore, guidati da Oronte, fedele, un guerriero, un alleato fedele di Enea. Però il destino voleva che giungessero in Italia solamente le navi dei troiani, e questa invece era una nave di Lici,
e quindi non era destino che arrivasse in Italia. E pertanto è proprio questa nave che viene affondata e tutti quanti gli appartenenti, l'equipaggio, dispersi nel mare, annegati, eccetera. Questi non li ritroverà più Enea, li perderà per sempre. È il prezzo che bisogna pagare, ecco. Davanti ai suoi occhi, quindi, davanti, questa scena tremenda. L'ondata la fa mulinare 3 volte nel medesimo luogo e un rapido vortice la inghiotte nel mare. Quindi destino segnato per questi lici, per Oronte, perché quest'onda tremenda fa girare vorticosamente per 3 volte la nave nello stesso luogo e poi questo vortice che si crea inghiotte la nave nel mare, quasi appunto come il mostro marino di Cariddi, vi ricordate che inghiottiva le navi di cui abbiamo parlato l'anno scorso e se ne parlava nell'Odissea. Appaiono pochi naufraghi che nuotano sul vasto gorgo e armi di guerriere e tavole e i tesori troiani sulle onde. Tutto viene spazzato via, tutto viene distrutto e disperso. Ci sono solo pochi naufraghi nel mare e si intravedono tavole, assi, magari provenienti dalle navi, e anche i tesori troiani. Tutto quello che i troiani hanno portato con loro viene stravolto, sconvolto e gettato in mare. Già la tempesta soverchia la robusta nave di Ilioneo e quella del forte Acate e quella che portava Abante e quella del vecchio Alete. Sono tutti i compagni di Enea. Ricordatevi almeno Acate, che è davvero, insomma, il compagno più fidato di Enea, il suo primo collaboratore. E, insomma, mentre gli altri, Ilioneo è molto bravo nel parlare, Abante e Alete sono altri 2 comandanti di profughi troiani. Tutte, sconnesse le giunture dei fianchi, imbarcano acqua nemica e si schiudono in fessure. Allora, le onde sono state talmente violenti che hanno sconnesso le fiancate delle navi e quindi queste navi imbarcano un'acqua nemica, nel senso che potrebbe uccidere, potrebbe distruggerli, potrebbe farli morire tutti quanti, come e più di nemici che si possono incontrare sul campo di battaglia. E così poi si vedono le falle, quindi diciamo le fessure, sarebbero buchi in queste navi che imbarcano acqua con una minaccia di affondare tutte quante in mare, trascinare tutti quanti i compagni di Enea morti insieme. A questo punto volevo però spiegarvi come va a finire, perché qua non c'è scritto, va a finire in questo modo, va a finire che Venere si appella a Giove e gli dice: caro Giove, tu sei imparziale, diciamo, sei il re di tutti noi, di tutte quante le divinità. Non puoi permettere che avvenga questo, non puoi permettere che mio figlio perda la vita. Lo sai qual è il destino, no? Di Enea? Enea diventerà il capostipite, il fondatore della stirpe troiana. E così Giove rassicura Venere e a questo punto poi manderà, insomma, Nettuno, anche Nettuno sarà avvisato, anche Mercurio si darà da fare, e quindi poi Nettuno, come abbiamo detto prima, placherà le onde perché non può sopportare di vedere sconvolto il suo regno, il regno del mare. La ninfa che viene promessa a Eolo è Deiopea. Deiopea è una ninfa bellissima, eh? Altri video didattici su